Thank you.
Una buona giornata, un buon sabato santo. Ci incontriamo virtualmente per pregare con la liturgia delle ore. Chi ha da casa il breviario oppure ha sul cellulare l'applicazione per la liturgia delle ore, siamo al sabato santo e vogliamo pregare insieme con l'ufficio delle letture. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Creati per la gloria del tuo nome, redenti dal tuo sangue sulla croce, segnati dal sigillo del tuo Spirito, noi ti invochiamo, salvaci, o oh Signore. Tu spezza le catene della colpa, proteggi i miti, libera gli oppressi e conduci nel cielo, ai quieti pascoli, il popolo che crede nel tuo amore. Sia lode e onori a te, Pastore buono, luce radiosa dell'eterna luce, che vivi con il Padre, il Santo Spirito, nei secoli dei secoli, glorioso. Amen. Tranquillo mi addormento e riposerò nella pace. Quando ti invoco, rispondimi, Dio mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore, perché amate cose vane e cercate la menzogna? Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi. Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore. Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento. In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tranquillo mi addormento e riposerò nella pace. Nella speranza la mia carne riposa. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili e tutto il mio amore. Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella speranza la mia carne riposa. Apritevi porte antiche ed entri il Re della Gloria. Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Apritevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Giudica la mia causa e salvami, nella tua parola fammi vivere. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, dobbiamo temere che mentre ancora rimane in vigore la promessa di entrare nel riposo del Signore, qualcuno di voi ne sia giudicato escluso. Poiché anche a noi, al pari dei nostri padri, è stata annunziata una buona novella. Purtroppo però, a quelli la parola udita non giovò in nulla, non essendo rimasti uniti, grazie alla fede, con coloro che avevano ascoltato. Infatti, possiamo entrare in quel riposo solo noi che abbiamo creduto, secondo ciò che Egli ha detto. Sicché ho giurato, nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Questo benché le opere di Dio fossero compiute fin dalla fondazione del mondo. Si dice infatti in qualche luogo a proposito del settimo giorno: e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le opere sue. E di nuovo, non entreranno nel mio riposo, poiché dunque risulta che alcuni debbono ancora entrare in quel riposo e quelli che per primi ricevettero la buona novella non entrarono a causa della loro disobbedienza. Egli fissa di nuovo un giorno, un oggi, dicendo per mezzo di Davide dopo tanto tempo che è stato già riferito: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Se Giosuè, infatti, li avesse introdotti in quel riposo, Dio non avrebbe parlato, in seguito, di un altro giorno. È dunque riservato ancora un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Chi è entrato, infatti, nel suo riposo, riposa egli pure dalle sue opere, come Dio dalle proprie. Affrettiamoci dunque ad entrare in quel riposo, perché nessuno cada nello stesso tipo di disobbedienza. Infatti, la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Non v'è creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi Suoi e a Lui noi dobbiamo rendere conto. Poiché dunque abbiamo un grande sommo sacerdote che ha attraversato i cieli, Gesù, Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della nostra fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato Lui stesso provato in ogni cosa, come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque, con piena fiducia, al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati nel momento opportuno. Depose il Signore nella tomba, e rotolata una grande pietra sulla porta del sepolcro, la sigillarono e misero guardie a custodire il sepolcro. Si riunirono presso Pilato
i sommi sacerdoti e misero guardie a custodire il sepolcro. Da un'antica omelia sul sabato santo. Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il re dorme. La terra è rimasta sbigottita e tace, perché il Dio, fatto carne, si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Certo, egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e il figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione. Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse: «Sia con tutti il mio Signore». E Cristo, rispondendo, disse ad Adamo: «E con il tuo spirito». E presolo per mano, lo scosse dicendo: «Svegliati, tu che dormi, e risorgi dai morti». E Cristo ti illuminerà. Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio, che per te e per questi che da te hanno avuto origine, ora parlo e nella mia potenza ordino a coloro che erano in carcere: uscite, a coloro che erano nelle tenebre siate illuminati, a coloro che erano morti risorgete, a te comando, svegliati, tu che dormi. Infatti, non ti ho creato perché rimanessi prigioniero nell'inferno. Risorgi dai morti. Io sono la vita dei morti. Risorgi, opera delle mie mani. Risorgi, mia effigie, fatta a mia immagine. Risorgi, usciamo di qui. Tu in me e io in te siamo infatti un'unica e indivisa natura. Per te, io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te, io, il Signore, ho rivestito la tua natura di servo. Per te, io che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te, uomo, ho condiviso la debolezza umana, ma poi sono diventato libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino e dato in mano ai giudei, e in un giardino sono stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti per te, per poterti restituire a quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi, sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta. Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati. Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente allungato la tua mano all'albero. Morii sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato per te, che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta contro di te. Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso. Io invece non ti rimetto più in quel giardino, ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta simbolica della vita, ma io, che sono la vita, ti comunico quello che sono. Ho posto dei cherubini che come servi ti custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio. Il trono celeste è pronto.
Pronti e agli ordini sono i portatori. La sala è allestita, la mensa apparecchiata, l'eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, è preparato per te, dai secoli eterni, il regno dei cieli. Si è allontanato il nostro pastore, la fonte di acqua viva, alla cui morte si è oscurato il sole. Colui che teneva schiavo il primo uomo è stato fatto schiavo lui stesso. Oggi il nostro Salvatore ha abbattuto le porte e le sbarre della morte, ha distrutto la prigione dell'inferno, ha rovesciato la potenza del diavolo. Oggi il nostro Salvatore ha abbattuto le porte e le sbarre della morte. Con queste parole la liturgia delle ore ci fa vivere queste ore, perché non siamo molto distanti dalla Pasqua di Gesù. Stasera alle 20, in diretta con il Vescovo Leonardo in tutte le comunità parrocchiali, si celebrerà la veglia pasquale. Sono poche ore fino a stasera. Poi, con il suono delle campane, ci sarà l'annuncio della Pasqua. Ma oggi abbiamo necessità di fermarci in silenzio. Nella nostra chiesa, come in tutte le chiese, l'altare è spoglio, c'è silenzio. Sappiamo bene però che non solo l'altare è spoglio, anche i banchi sono vuoti, anche le nostre chiese sono vuote, ma dentro c'è la potenza della risurrezione che sta per scoppiare. La gioia della Pasqua, che è nelle viscere della terra. Allora vogliamo vivere questa giornata nel silenzio. Nel silenzio e nel custodire le parole che abbiamo ascoltato, per prepararci bene alla Pasqua del Signore. Non possiamo noi cristiani non celebrare la Pasqua del Signore desiderando davvero di essere nella luce, nella vita, nella gioia della risurrezione. Altrimenti passerà questa Pasqua e noi non avremo mangiato alla mensa pasquale. È sempre Pasqua, anche in questo momento dove tante situazioni, tante voci, tante preoccupazioni, tante paure possono prendere il sopravvento, ma sarà Pasqua. Mai come quest'anno abbiamo bisogno, abbiamo desiderio di vivere la Pasqua. Allora è questo desiderio che dobbiamo custodire in queste ore che ci preparano alla grande veglia pasquale. Il silenzio, la contemplazione, il custodire la parola di Dio, il desiderare la Pasqua del Signore. Allora vogliamo continuare la nostra preghiera e dedicandoci questa mattina, questo pomeriggio, a preparare la Pasqua, a preparare le nostre case, a preparare il nostro cuore, continuando a vivere anche a casa un sincero atto penitenziale. Solitamente ci si confessa per Pasqua, ma sappiamo bene che il Santo Padre ci ha consigliato di vivere per ora l'atto di contrizione perfetta, quello di vivere e quello soprattutto di desiderare la misericordia di Dio, cercando, ecco, di vivere noi stessi l'atto penitenziale, il chiedere perdono dei peccati, l'invocare la misericordia di Dio e soprattutto il proponimento di confessarsi appena sarà possibile. Sarà Pasqua se avremo preparato il nostro cuore, la nostra mente, la nostra coscienza ripulita dalle scorie di morte, del peccato. Vogliamo davvero desiderare poi di esplodere a Pasqua, perché ci sarà chiesto e ci è chiesto di essere uomini e donne di speranza, uomini e donne di risurrezione, angeli di risurrezione. Ma per fare questo ci dobbiamo preparare, ecco il sabato santo, la preparazione non solo delle chiese, ma la preparazione del nostro cuore, della nostra mente a vivere pienamente la Pasqua del Signore.
che mai come quest'anno sicuramente la desideriamo, la Pasqua del Signore. Allora affidiamo tutto al Signore, a come affidiamo la nostra vita, come affidiamo la vita del mondo intero, di coloro che soffrono, ma anche di coloro che stanno dando la vita per gli altri, in diversi modi. Che il Signore ci usi misericordia. Preghiamo. O Dio eterno e onnipotente, che ci concedi di celebrare il mistero del Figlio tuo unigenito disceso nelle viscere della terra, fa che sepolti con lui nel battesimo, risorgiamo con lui nella gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.